Siete in piena campagna elettorale per queste europee, cosa vi aspettate dal 26 di maggio? Ci aspettiamo di vincere, di poter finalmente andare in Europa, non a difendere, ma ad attaccare per la difesa del nostro meraviglioso sud. E quella che è l'alleanza di governo in Abruzzo è una regione un po', insomma, che viene presa ad esempio per quello che potrebbe diventare il governo nazionale. Puntate molto a replicare quello che è stato fatto qui in Abruzzo? Siamo certi che il risultato di Fratelli d'Italia sarà determinante non solo per gli equilibri politici europei, ma anche e soprattutto per gli equilibri politici nazionali, perché se riusciamo, come siamo certi, ad affermare, ad ottenere un risultato importante, credo che l'Italia possa finalmente governare con un governo sovranista, Lega e Fratelli d'Italia. I temi al centro di questa campagna elettorale sono anche un po' quelli che tutti i giorni, no, tengono banco in Italia. Quali sono le chiavi fondamentali da affrontare, le cose fondamentali da affrontare per un'Italia che sia sempre più protagonista in Europa? Sicuramente dobbiamo andare a rivendicare la sovranità naturale, perché l'Italia, non dimentichiamo, è stata una delle nazioni che ha fondato l'Unione Europea e ha tutte le risorse e le caratteristiche per poter essere protagonista in Europa e non in ginocchio o serva sciocca come invece oggi è.